Si è svolta questa mattina a Palazzo Baronale la cerimonia di consegna dell'encomio al pastrichef Luigi Vitiello. Il pasticcere torrese, classe 1965, è stato insignito lo scorso 25 ottobre a Cinecittà World a Roma del titolo di campione mondiale medaglia d'argento nella categoria per il miglior panettone del mondo 2020. Un curriculum vasto ed articolato che gli ha permesso di maturare un'esperienza ampia e consolidata nel settore della pasticceria, partecipando non soltanto a numerose kermesse di respiro internazionale, ma lavorando anche in prestigiose realtà ed eccellenze nazionali. A consegnare il riconoscimento il primo cittadino di Torre del Greco nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Un titolo prestigioso ed importante, commenta il sindaco Palomba, un'occasione di gioia per la città di Torre del Greco e per l'intera comunità, nonostante il delicato momento sociale che tutti stiamo vivendo. Sono veramente orgoglioso di far parte, diciamo, della pasticceria, perché è stato il sogno che mi ha trasmesso mio padre, già che era cuoco marittimo, e mi ha dato questa soddisfazione di riapprendere il nostro lavoro, perché veramente mi piace molto questo lavoro, sono soddisfatto perché facciamo dei sacrifici, perché sono sacrifici che si fa nei nostri laboratori, che veramente ci vuole tempo. E sono veramente stamattina più contento che sono stato pregato dal sindaco della città dove io abito, e sono orgoglioso di Torre del Greco. Ho portato un panettone classico con vetti e canditi, con del burro, zucchero, levito madre, tutte queste cose. E siamo veramente, è stata una bella soddisfazione perché abbiamo combattuto anche, diciamo, questo maledetto virus, che siamo andati a Roma, ci siamo visti con tanti amici, l'unica cosa che non ci siamo potuti abbracciare, grazie alla FIP che ci ha permesso, diciamo, di stare bene insieme a tutti gli amici. Speriamo che il prossimo anno si farà di nuovo, e di quello che abbiamo potuto fare quest'anno lo facciamo il prossimo anno.